Ciao a tutti dal vostro Vincenzo Volpe. Anche oggi una nuova ricetta. Spaghetti con crema di barbabietole rosse, spinaci, pane grattato, saltato in padella con rosmarino e aglio, questa è una prelibatezza, piselli freschi. Ma partiamo subito. L'acqua già sta bollendo, quindi mettiamo i nostri spaghetti. Ok. E facciamo la crema di spinaci. Le nostre creme, bene o male, avete capito un pochino come si fanno. Quindi abbiamo il nostro vegetale, in questo caso lo spinacio sbollentato. Dopodiché andiamo ad aggiungere l'amido, che è la patata. A questo punto mettiamo un po' di brodo. Andiamo a fare la nostra crema. Eccoci. Pronti, lo spaghetto intanto sta cuocendo. Ok. Dobbiamo andare a fare una bella crema liscia, quindi facciamo sull'altra. Aggiungiamo un po' di sale. Benissimo. Bene, la crema è pronta, lo spaghetto sta cuocendo. Questa è la crema di rape rosse. Praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le classiche rape rosse, quelle della busta, quelle già cotte, ma potete farlo anche voi. Quindi potete prendere le rape rosse, quelle fresche. Noi per esempio nell'orto abbiamo l'abitudine di seminare e piantare sia quelle rosse, ma in realtà ne esistono di varia natura, perché ci sono quelle bianche, quelle gialle, quelle bellissime, si chiamano di chioggia, che hanno dei cerchi viola e bianchi, quelle sono veramente bellissime. Le potete cuocere, bollite, semplicemente bollite. Si tende a levare sempre la pelle dopo cotte, perché sennò sa un po' troppo di terra. A quel punto lì si frullano con qualche goccia di aceto e il colore rimane veramente un colore molto bello. Questo è un piatto che rappresenta un pochino quello che è la nostra filosofia, quindi la vita nell'orto, la vita un po' contadina, perché abbiamo comunque la crema di spinaci, la barbabietola, i piselli, e questo che vi dicevo prima è un po', se vogliamo, un po' il formaggio dei poveri, quindi pane raffermo grattugiato che poi dopo si passa in padella con il rosmarino, con l'aglio, e dà una bella nota croccante e aromatica al nostro piatto. Vedrete che quando lo proverete sarà un'esperienza. Ma adesso continuiamo con la nostra ricetta. Ci siamo, la nostra pasta è pronta. Allora, mettiamo la nostra crema di barbabietola in padella. Lasciamo la padella spenta, non la accendiamo. E andiamo a scolare i nostri spaghetti. Allora, mettiamo in padella, giriamo un po'. Ma che colore può fare? Ok. Bene, adesso prendiamo il nostro piatto di portata.
aggiungiamo i nostri piselli freschi, un po' dentro e un po' li metteremo anche fuori. Eccoci qua. Un po' diverso dal solito. Allora, mettiamo la nostra crema di spinaci. Eccoci qua. Ok. Prendiamo un cucchiaio. Andiamo a mettere la crema un po' come piace a noi, in ordine sparso e ben confuso. Andiamo a fare il nostro nido di spaghetti. Eccoci qua. E lo andiamo a posizionare al centro del piatto. Eccoci. Dopodiché andiamo ad aggiungere di nuovo i nostri piselli. Eccolo. Andiamo a mettere la nostra mollica, il nostro pane. Eccolo qua. E concludiamo con i fiori del rosmarino. Eccoci. Bene. Ecco. Il nostro piatto è pronto. Spaghetti con crema di barbabietole, pane saltato con aglio e rosmarino, pisellini freschi e crema di spinaci. Ecco il nostro piatto. Spaghetti saltati con crema di barbabietole, salsa di spinaci, pisellini freschi, pane saltato con aglio e rosmarino. E buon appetito a tutti, alla prossima. Ciao!